Volevo dire che ho apprezzato tantissimo l'incontro di oggi, dalla prima relazione a oggi, ho imparato molto, quindi grazie a tutti voi. E quindi ritorniamo ad un aspetto chirurgico. Avete sentito parlare questa mattina dell'intervento di trapianto di epitelio pigmentato e coroide per le maculopatie legate all'età. Nella mia relazione riprenderò questo intervento e vi mostrerò quelli che sono i risultati e le applicazioni non solo per la maculopatia essudativa legata all'età, ma anche per altri tipi di malattie della retina. Allora, una premessa. Vi faccio vedere l'occhio con la parte posteriore accentuata, dove vedete tre strati. Lo strato esterno, la sclera, è la parete esterna dell'occhio. Lo strato un po' più interno, per chi può vedere la parte rosa, è quella parte che si chiama epitelio pigmentato. È uno strato che è essenziale per la vita della retina. Se l'epitelio pigmentato è malato, anche la retina si ammalerà in un secondo momento. La retina, che nel disegno evidenziata in giallo, è lo strato più interno, la parte diciamo nervosa collegata tramite le fibre ottiche all'encefalo. La chirurgia di cui io vi parlerò oggi riguarda l'epitelio pigmentato. Come avete sentito questa mattina, ancora oggi la retina non siamo in grado di sostituirla, non siamo in grado di trapiantarla. Però ci sono interventi che ci permettono di lavorare sullo strato sotto la retina, quello che la nutre, l'epitelio pigmentato. E quindi questo intervento serve a quelle malattie dove si ammala prima l'epitelio pigmentato e poi la retina in un secondo momento. È possibile prendere un pezzettino di epitelio pigmentato in una zona sana e pensare di trasportarlo nella parte centrale della visione, nella macula, dove è iniziata la malattia. Questo potrà servire solo quindi nelle situazioni in cui l'epitelio è malato, ma la retina è ancora sana e vogliamo prevenire, interrompere la malattia della retina. Avevo pubblicato a suo tempo nel 2010 questa tecnica, però riferita alla maculopatia legata all'età. In essenza l'intervento, vedete, bisogna, vi ricordo, staccare la retina iniettando del liquido al di sotto. Bisogna purtroppo tagliarla nella parte più periferica perché durante l'intervento devo andare a lavorare al di sotto della retina, nello spazio sotto la retina, quindi la devo ribaltare. Questo è un intervento tratto da una maculopatia essudativa legata all'età, quindi in questa fase vedete che sto asportando la maculopatia, quella che alcuni pazienti devono trattare con l'iniezione delle sostanze per andare a bloccare i sanguinamenti. E ecco, poi viene nella fase specifica di questo intervento, sto tracciando con il laser l'area dove andrò poi a sezionare una zona di epitelio pigmentato che è ancora sano. L'epitelio pigmentato con la sua coroide sotto, che è lo strato che dà proprio il nutrimento dai vasi di sangue. Questo strato viene poi trasportato dove non c'è più, cioè nella macula, nella parte della retina, o meglio nello spazio sotto la retina, dove dovrà andare poi a curare la malattia. La retina viene rimessa al suo posto e l'occhio viene riempito con l'olio di silicone per tenere la retina attaccata. E nella mia casistica personale, conteggiata a marzo 2015, sono partita nel 2007 a fare questi interventi, 120 sono gli occhi operati dove rientrano tutte le patologie, la maculopatia legata all'età e le nuove indicazioni. Quindi i pazienti sono seguiti da alcuni mesi, gli ultimi operati, e i più vecchi da 7 anni. E vi faccio vedere alcuni esempi.
Tornando al nostro schemino dell'occhio, vedete nel cerchietto blu in alto qual è la zona che si va a trattare, cioè la macula, quella che vi fa vedere il campo visivo centrale. La foto alla vostra destra è una TAC di una macula di un occhio normale. La retina è lo strato più in alto e la linea bianca sotto è l'epitelio pigmentato. Questo è un occhio che può benissimo vedere 10 decimi e può leggere. Ecco, vedete la retina sopra e l'epitelio pigmentato sotto. Adesso vi faccio vedere un esempio di un occhio con una maculopatia senile. Allora, potete vedere forse come la retina risulta sollevata da questo spazio che vedete bianco, che è liquido, e sotto c'è una placca che è la maculopatia, la membrana neovascolare, quella che si deve trattare con le iniezioni. Questo è un occhio che ha un calo visivo importante, una perdita di capacità di lettura. Dopo l'intervento vedete che tra la retina e il tessuto sotto, che è questo nuovo pezzo di tessuto trasportato sotto, non c'è più il liquido. La retina sembra ancora assottigliata, però con il passare dei mesi anche la retina acquista un suo nuovo spessore. Il dato importante è che l'occhio sta riprendendo a vedere. È un paziente che da 2 decimi prima dell'intervento arriva a vedere 7 decimi e da una quasi assente capacità di lettura arriva a leggere caratteri simili a quelli di una rivista. E questa era una giovane maestra di 55 anni, già colpita da una maculopatia, con una maculopatia esudativa. Vedete i risultati sotto a 3 mesi, 2 decimi di vista, a 6 mesi 4 decimi, a 5 anni mantiene la capacità di leggere e da lontano vede 6 decimi, un'ottima capacità che le dà la possibilità di fare qualsiasi cosa. Gli OCT magari possono essere per voi più difficili da interpretare, però quello che indicano è che c'è stata un'ottima integrazione tra la retina e il tessuto che è stato trasportato al di sotto. E questo è un esempio ingrandito dello stesso paziente. Da questa tabella, adesso può risultarvi difficile, ma era il riassunto di questa mia casistica degli ultimi anni, che vuole far vedere che cosa? Che questo è un tipo di intervento che quando viene indicato nel paziente giusto, cioè nel paziente che ancora può averne un beneficio, è un intervento che può dare un miglioramento di vista. La media della vista dei pazienti prima dell'intervento era molto inferiore a 1 decimo, cioè i pazienti stavano vedendo molto molto poco e tutti loro avevano perso la capacità di lettura. La vista media finale, quindi alla fine dell'analisi della casistica, era di quasi 2 decimi. 42% delle persone avevano avuto un qualche beneficio sulla vista, un 50% almeno una stabilità, quindi avevano smesso di perdere vista, e un 6% ha avuto una perdita visiva, perché purtroppo, come avete sentito questa mattina, è anche un intervento che può avere in qualche caso delle complicanze importanti. Però sto continuando a proporlo, sto continuando a farlo, perché per esempio 40% dei pazienti hanno una vista finale di 2 decimi o di più e almeno la metà ha riacquisito una qualche capacità di lettura. Quindi quando parlo, quando visito i pazienti, vedo che alla fine, anche se magari il guadagno può non essere tanto, per la vita singola, per la quotidianità del paziente, può fare la differenza. E questo mi incita ad andare avanti, anche se è un intervento che può avere delle critiche anche da parte dei miei colleghi, perché come spesso accade, viene consigliato da chi lo fa e viene sconsigliato da chi non lo fa. Però in realtà è giusto dare le informazioni corrette e capire cosa veramente si può ottenere da questo tipo di intervento. Le complicanze possono essere significative, perché può esserci un distacco di retina, però il distacco di retina è un evento che spaventa a dirlo, perché implica la necessità di dover reintervenire sull'occhio, però non vuol dire
cecità non vuol dire perdita della vista, vuol dire necessità di reintervenire, ma non è detto che l'occhio non si possa comunque recuperare anche da un distacco di retina. E complicanze più gravi e più difficili da mettere a posto sono se si verifica un sanguinamento dopo l'intervento, e quindi per esempio tendo a non operare i pazienti che hanno necessità degli anticoagulanti. C'è chi prende l'aspirina, c'è chi prende il Coumadin. Se si può, bisogna sospenderlo e sostituirlo, perché dà un alto rischio di sanguinamenti anche dopo. E altre complicanze un po' più rare. E ecco, allora, da un paio d'anni ho iniziato a proporre questo intervento anche a pazienti che non hanno la maculopatia legata all'età, poiché ero piuttosto soddisfatta del risultato. Ho deciso di proporlo anche a altre categorie di pazienti che avevano comunque prima una malattia dell'epitelio pigmentato, ma la retina ancora abbastanza in buone condizioni. E per esempio, forse avete sentito parlare delle strie angioidi, è una malattia che ha dei fattori ereditari e che implica non solo una malattia dell'occhio ma anche di altri organi, e che può dare delle essudazioni, cioè dei sanguinamenti sotto la retina, simile alla maculopatia legata all'età. Questi sono pazienti tendenzialmente più giovani e ho visto in questi un recupero di vista molto molto significativo. Vedete nell'esempio il paziente che sopra ha le scansioni dell'OCT con un decimo di vista e assenza di capacità di lettura, sotto vedete tra le due frecce è la visione di questo patch, cioè di questo pezzettino di tessuto che dà nuova vita alla retina. Il paziente vede 5 decimi e legge. Questa è una foto, vedete quella zona biancastra, giallastra che vedete nella periferia, è la zona di prelievo e che, di tessuto che vedete trasportato nella parte centrale dove risulta pigmentato, dove risulta più scuro. Ho provato anche nella miopia, perché anche certi pazienti molto miopi possono avere questo tipo di complicanza con una maculopatia essudativa, e ha funzionato anche nella miopia e in alcune forme di malattia di tipo ereditario. Vedete qui un'alterazione atrofica, la chiazza scura che vedete al centro, lì è molto, molto sparata, ma in realtà questa è un'immagine che si chiama autofluorescenza, dove c'è la macchia scura, vi dice che purtroppo l'epitelio pigmentato non funziona bene. Ho seguito questo paziente per molti mesi e dall'aspetto clinico e dall'elettroretinografia presumo che si tratti di una corioretinopatia di Stargardt, e anche se non ho ancora disponibile il risultato del test genetico che abbiamo fatto e ne aspettiamo il risultato, un late onset, cioè un'insorgenza non in età non nell'infanzia, in età giovanile, ma in età adulta. E quindi è un paziente che negli ultimi 2 anni ha sperimentato un progressivo calo di vista in entrambi gli occhi, una progressiva perdita della capacità di lettura. E ho voluto provare anche in questo tipo di patologia perché il presupposto irrazionale è lo stesso di quello della maculopatia legata all'età, e in effetti devo dire che l'entità del recupero visivo è stata molto più alta di quello che io mi immaginassi, sia in termini di recupero di vista da lontano sia da vicino. E quindi dopo quel primo paziente l'ho proposto anche ad altri in condizioni simili. E questa sequenza di patch, di OCT vi fa vedere dall'alto verso il basso il fatto che ho seguito quest'altro paziente dal 2011 al 2013 osservando una progressiva perdita di retina, ed eravamo lì insieme alle visite a dover soltanto osservare una progressiva atrofia, una progressiva perdita della vista, finché mi sono decisa a iniziare a proporre anche a questi pazienti questo tipo di intervento, e anche in questo paziente ho avuto un recupero di capacità di fissazione centrale, di vista da lontano e da vicino e di tutte le funzioni che mi giustificano di poterlo proporre anche ad altri. No, grazie. Spero, lo spero tanto, davvero, con tutto il cuore.
Sono emozionata anch'io perché adesso vi presento il caso di un paziente che è qui con noi e che ha avuto veramente un recupero di vista importante. Quando ci siamo incontrati alla visita successiva all'intervento ci siamo messi a piangere tutti e due, a dire la verità, perché era arrivato nell'arco di pochi mesi a perdere la capacità di lettura, a vedere molto poco da lontano in un occhio e anche nell'altro, e anche inaspettatamente un paio di mesi dopo l'intervento aveva avuto un recupero piuttosto impressionante. Questi sono degli clip dall'intervento. Adesso, in realtà, scusate, ma questa era anche una relazione dedicata agli addetti ai lavori, ma avete già visto in essenza i passaggi chirurgici. Di particolare qui è che avevo voluto anche prelevare un pezzettino di tessuto per una analisi istologica, perché a parte i test genetici, in letteratura non sono descritte la composizione dei tessuti di chi ha la malattia di Stargardt. E quindi ho pensato che fosse importante chiedere anche una biopsia, in essenza un'analisi istologica, che aveva confermato la diagnosi clinica. E questa era la foto che mi aveva mandato poi l'anatomopatologo, confermando le alterazioni istologiche del tessuto. E non era facile in questo paziente trovare un posto da cui prelevare l'epitelio nuovo, perché purtroppo, come vedete, quei puntini bianchi, adesso mi sono un po' mossa, ma dal punto di vista visivo anch'io notavo un'alterazione del tessuto che può esserci nella Stargardt molto molto diffusa, per cui non sapevo nemmeno io da dove prelevare il tessuto nuovo. Questo era lo spot che mi sembrava più sano, e quindi da lì ho prelevato il tessuto. Vedete che un pochino di sanguinamento si può verificare durante questa manovra, per cui è molto importante caratterizzare molto, cioè si deve lavorare molto sulla tecnica chirurgica. Il patch di tessuto è stato poi trasportato nella parte centrale sotto la macula, e la retina è stata poi ribaltata sopra e è stato aggiunto l'olio di silicone. Ecco, quindi questa era una immagine prima dell'intervento, questa è l'immagine dopo. Nella immagine sulla destra, non so se riuscite ad intuire che ci sono queste strisce bianche, sono i vasi di sangue della coroide. Vederli bianchi vuol dire vederli con il sangue dentro, è un'ottima visione, perché vuol dire che il patch, il trapianto, è stato rivascolarizzato e quindi funziona. Questa era un'immagine prima dell'intervento. Quello che si può vedere è che la linea bianca che sta sotto la retina è molto assottigliata, l'epitelio pigmentato se ne stava andando, e invece dopo la chirurgia c'è sotto questo strato nuovo, portato dalla periferia verso il centro, con un recupero progressivo di vista e di capacità di lettura. Grazie. Comunque, guardate, ho finito. Solo per dirvi che era stato così importante il risultato che abbiamo deciso di affrontare anche l'altro occhio, che ha avuto un risultato simile. Adesso, oltre, insomma, sono risultati molto recenti, si sta ancora lottando contro le rifiniture chirurgiche, le possibili complicanze che si tira dietro questo intervento, però credo che valga la pena portare avanti questo filone di ricerca, perché qualche risultato lo dà. Sono convinta che il trattamento reale di questi pazienti sia quello della terapia genica, perché sono i geni malati, e quindi potrebbe anche essere che dopo un buon risultato dell'intervento si possa avere una nuova presentazione della malattia. Però se fossimo anche solo in grado di tenere in vita la retina fino a quando ci sarà la terapia genica disponibile, anche questo potrebbe avere un significato. Ecco, quindi per questo sto andando avanti. Questa è la mia email per colleghi e pazienti, parolinibarbara@gmail.com, quindi se avete bisogno di informazioni mi potete scrivere quando volete. Benissimo.